Ieri, amici, allora questo governo giallo-verde ha avuto la fiducia sia dal Senato che dalla Camera. Le mie perplessità su questa alleanza anomala le conoscete e sono soprattutto sul fatto che non si sono presentati ai cittadini alleati, ma hanno fatto dopo un contratto in un momento successivo, che altro non è che un accordo poi stilato da questo contratto. Il Presidente del Consiglio comunque è il quinto dei non eletti. Sta di fatto comunque che io ritengo che un governo eletto dai cittadini in ogni caso sia un bene per il paese Italia e su questo sono soddisfatta, però rimango con gli occhi ben aperti e le orecchie tese per vedere se i provvedimenti, quelli del centrodestra che tanto avevamo portato avanti anche con la Lega di Salvini, perché no? Perché Salvini, ricordiamo, si è presentato alle elezioni con il centrodestra, per un centrodestra coeso e unito, per noi erano fondamentali, come la battaglia contro lo ius soli, all'immigrazione clandestina, la battaglia contro l'immigrazione clandestina, la flat tax e per un lavoro, per una rinascita del lavoro. Quindi saremo molto attenti a vedere se queste battaglie verranno portate avanti, seppur con gli amici dei 5 Stelle. Invece un'altra riflessione che mi va di farvi notare è che l'ultimo governo spagnolo appena fatto, appena costituito l'altro giorno, ha 11 donne ministre su 18. Noi ancora questi numeri ce li sogniamo. I ministri donna sono solamente 5. È vero, avete ragione che la competenza non varia per il genere se è maschio o femmina, però ne abbiamo ancora di passi da fare su questo tema.